good in their way. Spettacolo che secondo me offre uno spaccato purtroppo di vita reale, perché al di là della finzione teatrale, insomma, tante di queste cose purtroppo avvengono quotidianamente, i giornali, le cronache sono purtroppo piene di queste notizie che sembrano paradossali, sembrano assurde, poi purtroppo però diventano storie di quotidianità. Io sono Riccardo Lopeso, sono un giornalista, alla mia sinistra c'è il regista, che è Vittorio De Mitri, lo spettacolo La Mafia Normale, accanto a me alla destra c'è il presidente dell'Associazione Antiracket di Trapani, Paolo Salerno, e poi abbiamo il giornalista Marco Rizzo, che è colui che ha scritto questo spettacolo. Scrivendo, hai avuto la forza ancora di indignarti, credo. Io mi auguro di averla ancora negli anni a venire, perché altrimenti se sei giornalista, sai, se non si riesce, giornalista che non riesce a indignarsi, ha finito il carburante per andare avanti. E qui questo spettacolo, come avete visto, per chi era presente nel pubblico poco fa, non fa altro che rendere ancora più paradossale e quindi più grottesco quelle che sono delle strutture della realtà, appunto, quotidiana, e sono diventate talmente quotidiane che sono appunto normali e non passano più nemmeno dall'indignazione, dal chiedere la raccomandazione come se fosse quasi un passaggio obbligato istituzionalizzato, a fare i furbi per strada, a fare i furbi a scuola, furbi nell'accezione più negativa del termine, nel giocare di fregare il prossimo prima che freghi te, tutte queste piccole e grandi illegalità. Il progetto è stato pensato per le scuole, poi magari Paolo ne parlerà meglio. Volevamo anche, con un linguaggio divertente, leggero, dimostrare ai ragazzi che questo sistema di cui dobbiamo indignarci, questo sistema, quando crolla su se stesso, si porta appresso tutte le persone che l'hanno retto. E già cominciare a indignarsi è un primo passaggio per poter provare a scardinare quel sistema. Al regista invece, per Vittorio De Mitri, voglio chiedere, insomma, come ci si sente più che a fare regista, a fare il cronista in questa circostanza, perché di fatto si racconta la realtà. Purtroppo spesso la realtà supera addirittura l'immaginazione. Assolutamente sì. Ma guarda, è proprio questo, io credo, il senso ultimo di fare teatro oggi, e di farlo con e per i ragazzi e per le scuole. E poche cose come il teatro hanno questa capacità dirompente, soprattutto quando fare teatro significa fare un laboratorio teatrale, quindi coinvolgere gli studenti, e l'idea di questo spettacolo, che non a caso abbiamo chiamato Work in Progress, è anche quello di modificarsi strada facendo nell'incontro con le scuole superiori. Dicevo, la capacità del teatro è proprio quella di operare uno spostamento di punto di vista. Ecco, il teatro offre un'altra possibilità, offre l'idea dello spettatore attivo. Spesso, secondo me, si commette l'errore di dire che non c'è più la mafia di un tempo. Si elencano i boss e i capi mafia che sono stati arrestati, è vero, sono grandi successi. La mafia probabilmente, anzi, insomma, la recente cronaca ci dice che la mafia ha smesso di mettere in atto gesti eclatanti, però secondo me la mafia di oggi è forse più pericolosa di quella di qualche anno fa, in quanto più subdola, in quanto più normale, perché questa capacità di mimetizzazione diventa molto molto pericolosa. Ecco perché, e lo chiedo a Paolo Salerno, diventa fondamentale portare spettacoli come questi nelle scuole, coinvolgere i ragazzi per far capire che la linea di confine fra la mafia e l'antimafia spesso è davvero troppo sottile, bisogna aprire gli occhi. Ecco perché è importante, insomma, questa attività. Ma io penso, intanto, un piccolo passo indietro rispetto a quello che è l'associazione Antiracket, che nasce a Trapani, che è un po' atipica rispetto ad altre associazioni, perché nasce un po' dall'alto piuttosto che dal basso.
Io ricordo che da 20 anni fa un sindaco di Trapani va a dire che la mafia non esiste e fu poi rappresentato da Forattini in un modo insomma abbastanza emblematico, ancora vignetta che gira su internet. Perché diceva la mafia non esiste? Perché è chiaro che anche rispetto bisogna vedere un pochino anche sui territori, quello che può essere il territorio come questo, il territorio della città di Trapani, quello che ci può essere a Palermo, quello che è la visibilità dei morti ammazzati, quello che è invece qualcosa che si fa in silenzio, dove molto spesso la mafia è invisibile. Noi abbiamo scelto un lavoro molto più sotterraneo, molto più in profondità, e quindi tutto ciò che abbiamo fatto non abbiamo pubblicizzato, se andate a scuola in banca, abbiamo parlato, però non bastava, bisognava un pochino raggiungere. Da lì nasce questa idea della rappresentazione teatrale. Ma è un po' difficile perché l'ambiente, insomma, c'è molto rumore di fondo. Io vi posso dire che quando abbiamo fatto la prima, all'interno di un teatro c'è stata un'atmosfera completamente diversa, e quello che vorremmo portare avanti è questo, cioè riuscire anche attraverso un linguaggio teatrale, un linguaggio rivolto soprattutto ai giovani, riuscire a aprire un dibattito e quindi fare queste iniziative.